Gennaro, per te quella con il Benevento non è una partita come le altre? Ah, sicuramente è una partita difficile, però per me è un derby, che sono campano e poi sono un ex, quindi sicuramente è una partita speciale, ma in questo momento non c'è tempo per pensare a queste cose, dobbiamo pensare a fare un risultato importante. Zauri dice che questa squadra deve pensare a salvarsi, il presidente Sebastiani non la pensa esattamente così, Scognamiglio invece cosa dice? Ma io credo che a volte gli obiettivi all'inizio stagione non hanno credito, perché comunque qualsiasi persona che affronta un campionato di Serie B, il primo obiettivo è sempre la salvezza, perché magari uno se parte forte e poi dopo non arriva, quindi comunque si mantiene sempre basso, diciamo. Quindi io credo che il primo obiettivo da raggiungere è la salvezza. Dopo che abbiamo raggiunto la salvezza possiamo vedere questa squadra dove può arrivare. Sicuramente in questo momento con queste prestazioni io non posso dire dobbiamo vincere il campionato, ci dobbiamo salvare, però questa squadra ha delle qualità importanti che secondo me può fare qualcosa di più della salvezza, però in questo momento è ovvio che io dico ci dobbiamo salvare. Da difensore con questo nuovo modulo cosa ti senti di dire? Quali sono secondo te i lati positivi e quelli negativi? Ma io dico che al di là del modulo sono gli interpreti, perché quando comunque vai in campo, se tu sai quello che devi fare, o che giochi a 4 o che giochi a 3. Io a Trapani giocavo 3-5-2, ma all'inizio anno ho iniziato con 4-3-1-2, quindi ci sta di cambiare, di provare anche altre soluzioni, e in alcune partite si può cambiare, però secondo me quando vai in campo tu sai cosa fare, sia che giochi a 4 che sia che giochi a 3. Ad Ascoli hai giocato 3-5-2, non hai fatto un'ottima partita, però sei stato lì sempre sul pezzo, non rischiando quasi mai, tranne in due occasioni, e hai portato a casa il risultato. Secondo me con lo Spezia anche il primo tempo non abbiamo fatto malissimo. Dobbiamo cancellare solo quella mezz'ora del secondo tempo, che abbiamo avuto secondo me un blackout, che non siamo proprio riusciti ad andare in avanti. Se eliminiamo quella mezz'ora e ci mettiamo qualcosina di nostro, secondo me possiamo fare bene. Se dovessi segnare sabato con il Benevento sul Terai? Ma come dicevo anche al collega prima, secondo me quando un giocatore gioca con la sua ex squadra e fa gol, l'importante è che sia comunque un'esultanza tranquilla, perché ci sta, uno fa gol, è contento e va a esultare con i propri tifosi, quindi sicuramente se farei gol esulto sicuramente.